Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e attivate la campanella per non perdervi gli altri video che usciranno tutti i giorni alle 13 su questo canale. Ma ragazzi, oggi dobbiamo finire la partita di Grifondoro contro Serpeverde. O almeno, in teoria dovremmo farla, si spera. Bisogna andare ora a prepararsi per l'incontro e spero che alla fine della preparazione per la partita, perché nell'ultimo video abbiamo fatto la festa prepartita, abbiamo imparato la mossa Power Play grazie a Ethan Parkin e ora dobbiamo essere pronti, prontissimi per fare la partita. Quindi eccoci qua. Non indossare nessun orologio o gioiello scintillante, Rocky. Potrei confonderlo col boccino. Va bene, non ti preoccupare. Siamo il muro di separazione fra i nostri compagni e quei fastidiosi bolidi, Rocky. Dobbiamo fare la nostra parte. Ah, ma quindi il battitore non è... Pensavo che Sky fosse la battitrice. Cosa fa Sky? Allora, davvero ha la pluffa, Sky? Mi sono... Ah, è vero, perché tipo, se non erro, noi siamo diventati battitori e Sky è passata all'altro ruolo... Per casini, insomma, e poi era triste, abbiamo fatto la specie di provino. È passato veramente un sacco di tempo, non me lo ricordavo. Se Serpeverde pensa di poter far passare una pluffa, si sbaglia di grosso. Vedremo se è vero, vedremo. Siamo tutti qua. Ah, finalmente ci troviamo tutti qui. Benvenuti ai momenti finali, prima del nostro test di equilibrio definitivo. Guardate a sinistra, ora guardate a destra, infine guardate voi stessi. Perché è possibile? Sì, tramite uno specchio, cretino. Ah, questa è la stoffa di cui sono fatte le squadre di Quidditch. Sette menti protese verso un unico scopo. Sette cuori che battono per un'unica speranza condivisa. Sette scope che tracciano il sentiero della vittoria nel cielo limpido. Abbiamo già vinto la Coppa di Quidditch in passato, dobbiamo vincere ancora, o l'universo stesso perderà il suo equilibrio. E comunque vorrei dire che, tipo, noi dovremmo sempre perdere, perché Grifondoro, non quando arriverà Harry Potter, fra qualche anno, ora qui siamo al terzo anno, quindi quarto, quinto, sesto, fra 5 anni circa arriverà Harry Potter, perché in teoria noi ce ne andiamo via l'anno prima del suo arrivo, Grifondoro non vinceva la coppa da più di 7 anni, o meglio da 7 anni, almeno la coppa delle case. Quella di Quidditch non lo so, però comunque sia, c'è qualcosa che non va, no? Tu preoccupati dell'equilibrio, io ho i miei motivi per voler vincere la coppa di Quidditch. Che motivi, Sky? Per se stessa, gli abbiamo detto la prima volta. Perché mi va, voglio vincerla, capito? Fatti i cavoli tuoi. Credo sia una motivazione valida per quanto qualsiasi altra. Intendi vincere la Coppa di Quidditch per te stessa. È molto saggio, Sky. Come mi ha insegnato tuo padre, un giocatore di Quidditch deve possedere le virtù dell'egoismo e dell'altruismo. Percepisco una vivificazione in arrivo. Molto perspicace, Rocky Balboa. Usiamo il nostro momento di vivificazione per contemplare la vera natura dell'equilibrio, la lotta eterna fra il sé e il non sé. Ok, d'accordo, 3 orette di energia, ci posso stare ragazzi. Andiamo a vedere un pochettino, dai. Sto iniziando a comprendere come l'egoismo e l'altruismo abbiano entrambi un piccolo ruolo. Mi sentirei in totale imbarazzo se ora arrivasse mio padre. Sì, in effetti, per la vivificazione. Preferisco fatti e dati a qualsiasi cosa sia questa. Volare come se fossimo uno solo, ma non dimenticate la propria individualità. E non ho letto la fine della frase, scusate. Ci sono due bolidi dentro di voi, il bolide di noi stessi e il bolide non di noi stessi. Cosa? Che sta dicendo? I metodi di Orion sono sempre più bizzarri, ma non ho niente da dire sui risultati. Chissà se Orion si prepara a questa vivificazione in anticipo, sono piuttosto verbose. Ci stai capendo qualcosa? Io mi sento un po' persa.
Siate egoisti e altruisti in campo, non trattenete la pluffa né evitatela. Dobbiamo sfrecciare come boccini fra una ristretta e un'ampia percezione di noi stessi. Cosa? Mi sentirei... Sì, l'abbiamo già letto, ragazzi. Anche questo l'abbiamo già letto. Volate come se fossimo uno solo, ma non dimenticate la propria individualità. L'equilibrio è fondamentale. Credo che era quella l'ultima cosa che ci mancava da leggere. Confermiamo con questo. Sì. Hanno entrambi un proprio ruolo, non un piccolo ruolo. Ma ragazzi, abbiamo fatto tutto, quindi mentre io mi sbrigo ad arrivare a 5 stelline, vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto per supportare il canale a crescere, aiutarmi, e YouTube mi vuole un sacco di mi piace. Quindi ognuno di voi che legge, che guarda questo video, lascia un mi piace, non vi costa assolutamente nulla. A me invece fa molto piacere e mi aiuta a portare più video, ad andare avanti, a crescere in realtà, perché soprattutto più divento grande, noto e famoso, più io in realtà più un pochettino guadagno e posso migliorare il canale. Quindi ragazzi, dai, supportatemi. Ma ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito questa parte e speriamo ci sia partita a questo punto. Mi sento decisamente meglio adesso, e tu? Mi sento più saggio, sono felice che tu sia felice. Non ci ho capito nulla. Ragazzi, dai, siamo carini e mi sento più saggio, facciamolo contento. Quando ricomincerò come Serpeverde non ci ho capito nulla. Ma ragazzi, per ora è questa. Fatemi sapere cosa voi avete risposto, io risponderò così. Mi sento molto più saggio di quanto sono arrivato qui. Sì, proprio. Anch'io, ma non solo, mi sento in qualche modo più forte. Forse la forza dei miei compagni di squadra che scorre in me, e allo stesso modo la mia forza scorre in ognuno di voi. Piccoli Jedi crescono. A dire il vero, sono fiducioso che usciremo vittoriosi dalla nostra partita contro Serpeverde. Lo spero, questa è la mia prima vera possibilità di vincere una Coppa di Quidditch dopo l'infortunio prima della scorsa finale. Vorrei solo non aver perso la possibilità di battere Erika Raff in quella partita. Credo che Serpeverde dovrà accontentarsi. Ecco qua. Beh, che abbiamo qui? Una specie di discorso di incoraggiamento prepartita? Una vivificazione, per essere precisi. Siamo appena emersi da una profonda contemplazione. Beh, se per te funziona, va bene. Se avete finito di contemplare, prendete le scope e dirigetevi al campo di Quidditch. È ora che questa partita abbia inizio. Mamma mao, ragazzi, c'è la partita. Siamo pronti, siamo preparati e andiamo a fare la partita. 650 monete, 10 esperienza, 10 energia, 30 punti della casa. Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi, non potremo essere più pronti di così. Sono un attimo emozionato, ragazzi. Un attimo emozionato. Mamma mao, lo stadio di 15 è gremito di ospiti, ci sono anche i professori, eccoci qua. Do il benvenuto a tutti alla partita più importante della stagione, la finale della Coppa di Quidditch. Questa partita capita nel giorno del 20° anniversario della leggendaria vittoria di Grifondoro, quando Ethan Parkin condusse la squadra di Grifondoro alla vittoria nella partita col punteggio più alto della storia di Hogwarts. Eccolo qui, Ethan Parkin, mentre il treno mi sta rovinando il video. Lasciate che vi presenti la squadra di Quidditch più veloce di Hogwarts, Serpeverde! Velocissimi, mamma mia! Con le nuove scope, presumo, perché se sono veloci sarà un motivo, non lo so. Ma i loro avversari hanno un'eredità da onorare. E in quanto attuali campioni della Coppa di Quidditch non cederanno il titolo senza combattere. Mi chiedo sempre, ma è possibile perdere la Coppa? Ragazzi, qualcuno di voi ha per caso perso tutte le partite la volta scorsa? Se sì, cosa è successo? Quando diventerò Serpeverde perderò in ogni modo possibile. Fatemi sentire il caloroso benvenuto di Hogwarts per la squadra di Quidditch di Grifondoro! Wow, Grifondoro, yes, Kai, com'è carina. No, con quel casco mica tanto. Beh, anche noi siamo veloci però, ragazzi. Quanta gente sugli spalti. Dov'è Penny? Penny è lì tra i Grifondoro, mamma. E infine l'arbitro preferito di tutti, Madama Boomp. Voglio una partita pulita. Che la finale della Coppa di Quidditch abbia inizio. Che partita elettrizzante! La squadra di Serpeverde punta a dividere e conquistare.
e a cominciare da Balboa. C'è solo un 21,9% di speranza. Riuscirà Balboa a ribaltare la situazione con un bludger backbeat? Subito iniziamo con una mossa difficile. Va benissimo, andiamo un po' a vedere. Uno bene, non è proprio perfetto. Un perfetto. Non benissimo, ma ragazzi, siamo a 1,5. Boom, distrutto, l'abbiamo distrutto, siamo troppo bravi. E il bludger backbeat di Balboa colpisce il cacciatore serpeverde con la forza di un basilisco, eh? Wow! Guarda come sono contenti a Grifondoro, super top. Pam pam pam. Mentre Balboa respinge un bolide, il cercatore affronta l'altro. L'unica possibilità del cercatore di sfuggire dal bolide è Balboa. Ce la farà Balboa a respingerlo? Oh oh, aiuto, mi ha preso di mira, aiuto. Ma aveva quasi preso il boccino, che palle. Ah, ma in questo modo, ma quella cosa che secondo me non ha senso. 1, 2, 3. Beh, se fosse stato tutti e quattro perfetti sarebbe stato troppo, in effetti. Abbiamo lanciato la nostra mazza, abbiamo distrutto l'avversario, cioè il bolide, e per favore ridammi la mazza. E il cercatore afferra la mazza di Balboa, attento a cosa afferri, e respinge il bolide. Il gioco di squadra porterà Grifondoro alla vittoria. Sì, carino, sì, nulla di eccezionale. Frustrata dal successo di Balboa, la squadra di Serpeverde rielabora la sua strategia. Il battitore di Serpeverde spedisce un bolide a Grifondoro. Grifondoro rischia di perdere entrambi i battitori. E con un bolide, che fa, filotto? Ma al segnale di Balboa, i battitori di Grifondoro alzano la mazza per una difesa doppio battitore. Oh no! Vabbè, ce la fa. Vabbè, non è che era obbligato. 8 secondi, ragazzi, dobbiamo sbrigarci. 1, 2. Bene, ma non benissimo, ma ragazzi, abbiamo fatta. Manovra eseguita correttamente. Distrutto quel bolide in faccia, abbiamo dato. Che dolore. Un giocatore morto, ma non vi preoccupate. Magnifico, i battitori di Grifondoro colpiscono in sincronia, centrando il bolide con una forza raddoppiata e uccidendo un'altra persona. Ma vabbè, dettagli. Non si va ad Azkaban, vero? C'è anche Eric Araf fra i spalti di Grifondoro. È interessante questa cosa. La Coppa di 15 è a portata di Grifondoro, ma le speranze di vincere sono a rischio. Il cercatore di Serpeverde individua il boccino. Se lo prenderà, Grifondoro perderà la Coppa di 15. Balboa punta al cercatore di Serpeverde. Un bolide può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Ovviamente arriva un bolide proprio a pennello, ragazzi. 8 secondi, ragazzi. 1, 2, 3, a pelo, ragazzi, siamo all'ansia degli 8 secondi, ma ce l'abbiamo fatta. Distruggiamolo, boom, preso, morto, ucciso, vabbè. E il bolide di Balboa manda il cercatore di Serpeverde fuori rotta. Grifondoro può ancora vincere. Penny sta facendo su e giù in modo inconsuso. Scusate, non era mia intenzione fare questa cosa, e stava ridendo e wow, così. I cercatori si contendono il boccino, ma a Grifondoro basterebbe un gol per la vittoria. Parkin si fa strada verso la porta, pluffa in mano, ma la squadra di Serpeverde le sbarra il cammino. La squadra di Grifondoro affronta Serpeverde. Sbaglio, quella è la manovra segreta di Ethan Parkin? Ma non la può sapere. Tutti vicini, tutti potenti, tutti esilaranti, potentissimi. Ce l'abbiamo fatto con due perfetti, come l'abbiamo imparata bene questa manovra, super top. Distrutti tutti quanti, fatto gol e siamo felicissimi. La squadra di Grifondoro scalpita, Serpeverde si disperde e Parkin segna. Sono 10 punti per Grifondoro. Sì, lo faccio meglio io, ma che cos'è sta robaccia, non lo so veramente. Ragazzi, abbiamo concluso la partita, abbiamo vinto tutto quanto, abbiamo preso 10 punti esperienza, 10 energia e 30 punti per la coppa della casa del Grifondoro. Ma ragazzi, non è finita qua, ci vuole il discorso finale, presumo il commiato di Ethan Parkin, eccetera, presumo. E che dice che magari è felice con sua figlia, magari. E guardate, signore e signori, il cercatore di Grifondoro ha catturato il boccino. Ecco, magari ora doveva apparire quel messaggio, non prima. Penny è felicissima, fanghirlando un sacco. E il punteggio finale è di...
Abbiamo superato il record? Caspita, sono davvero ravvicinati! Ma se mi ricordo bene la matematica, 360 è più alto di 340. Non mi ricordo quant'era la partita con Ethan, però. E allora lasciatevi presenti i nuovi campioni della Coppa di Quidditch. Grifondoro! Yeah! Wow! La, Oh, sì, mi sto per addormentare. Ethan, proprio zero. Magari il kilt di quello lì non lo volevo sapere. Oh, la McGranite sta cercando di evitare di essere troppo felice, ma... Ragazzi, mamma, siamo i campioni del Quidditch per il secondo anno di seguito. Invasione di campo! Con tutti i biondini, tutti uguali. Mamma, Ce l'hai fatta! Che volo spettacolare. Specialmente quando avete tirato fuori quella manovra complicata alla fine. Un attimo prima i difensori di Serpeverde erano saldi e compatti e quello dopo si sono dispersi. Come avete fatto? Quella, amico mio, era la manovra misteriosa di Ethan Parkin, il power play. E non dovevi dirlo, se si perde il mistero. Ti è piaciuta? È stato fantastico. Si parlerà di questa partita per anni. E se non lo faranno gli altri, sicuramente lo farò io. Grazie, ragazzo dal volto dipinto. Allora, Sky, come ci si sente a vincere la Coppa di Quidditch? Ci si sente bene, credo. Come credi? Solo bene? Ti sto prendendo in giro, Rocky! È assolutamente fantastico! Yeah, wow, lui è là, yeah! Tutti felici, mamma mao! Come siamo felici! Sì, sì, lo so, siamo troppo felici! Bravi, bravi! Mamma mao! Burro birra, la riempito di burro birra, ragazzi. Mamma, raccogliamo questo qua. Abbiamo vinto delle cose. Quanta roba. Tantissima roba. Ci siamo preparati per la partita. Abbiamo fatto un sacco di cose. Sì, abbiamo fatto anche questo. E partecipa alla... C'è la cerimonia. La cerimonia di premiazione della Coppa di... Ma questo qua lo andremo a fare nella prossima puntata di Potter Westminster. Abbiamo fatto un sacco di cose. Ma... vorrei, se riesco a capire dove devo andare, forse nella torre ovest, vorrei andare nel dormitorio, io mi perdo sempre, sì, vorrei andare qua nel dormitorio, perché in teoria ci dovrebbe essere la nuova cosa qui, anche se forse non avendo fatto la premiazione, magari non c'è ancora. Abbiamo sicuramente imparato il power play, quindi una delle cose sta nei risultati del power play. Però, tra le varie cose, potrebbe esserci, perché c'erano due oggetti, potrebbe esserci effettivamente un qualcosa nel dormitorio che ci ricorda abbiamo vinto la seconda Coppa di Quidditch. Però potrebbe anche non apparire fin tanto che noi non abbiamo fatto la cerimonia. E vorrei che magari il gioco si sbrigasse e non mi facesse attendere così tanto con questo caricamento, perché io sono molto triste. Eccoci qua. Vediamo un po'. Allora, no, non c'è ancora nulla di particolare, perché qua abbiamo... abbiamo le solite cose qua, il ritratto, il dormitorio, abbiamo il nostro Patronus e abbiamo il festival aperto, questo ci dà energia, questo ci dà gemme, questo ci dà energia, questo ci dà energia. Ok, quella in alto a destra dovrebbe essere la prima Coppa di Quidditch, forse la seconda non è ancora arrivata, poi c'è questo coso che non ci dà niente, boh. Vabbè, ragazzi, non abbiamo ancora nulla, forse dobbiamo aspettare ancora un pochettino, ci sono troppi animali qua dentro, devo prendere altri assolutamente, ma ragazzi, anche perché uno studente di Hogwarts non può portare un gatto o un topo o una rana? Io tutto invece ho. Vabbè, ma ragazzi, direi che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Potter Westminster, mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura e condividetela con tutti i vostri fantastici amici. Nella prossima puntata finalmente faremo le lezioni del capitolo 38 e andremo avanti col capitolo principale, se a questo punto sarà uscito. Ma ragazzi, per oggi è tutto, che altro dire, fatto il misgatto. Mamma, se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!